Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Sarina Biraghi. Grazie, giornalista buonasera. Della Verità. Buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto buonasera. Quotidiano. E buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera. Allora, mancano 19 giorni al voto politico e Enrico Letta drammatizza l'appello al cosiddetto voto utile. Ma può davvero cambiare qualche cosa? Anche perché Letta parla di rischio per la nostra democrazia. Subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, allora oggi Enrico Letta ha drammatizzato l'appello al voto utile per fermare le destre e dice che la destra non ha già vinto ed è un pericolo per la nostra democrazia. Tu invece hai scritto che il voto utile è un ricatto che non sta funzionando, perché? Ma intanto perché il voto utile presuppone appunto che ci sia un allarme democratico al massimo livello, proprio un SOS con tutte le sirene d'allarme che suonano. Facciamo finta di crederci che sta arrivando il nuovo Mussolini. E perché Letta ha buttato fuori dalla sua alleanza il partito alleato che ha più voti dopo il PD secondo i sondaggi, cioè i 5 Stelle, con la scusa dell'agenda Draghi per poi imbarcare fra Tojani, che non ha mai votato una fiducia su 55, mentre i 5 Stelle ne hanno votate 53 su 55 e due volte non hanno partecipato al voto. Già il punto di partenza è fragile, non ci crede nessuno a quell'allarme, perché se quell'allarme fosse fondato, almeno nella testa di Letta, Letta avrebbe fatto di tutto per formare un comitato di liberazione nazionale dall'altra parte con tutti quelli che potevano entrarci, cioè con tutti quelli che non stanno a destra, cosa che si è guardato bene dal fare. In secondo luogo, il voto utile presuppone che tu sia lì e tu dica mi manca pochissimo per superare la destra e quindi datemi quei 2 o 3 punti che mi mancano. Oggi ha parlato di 4, ma il dislivello, stando ai sondaggi, è di 20 punti. Quindi chi ci crede a questa cosa qua? Lui oltretutto ha motivato questo appello drammatico, ma grottesco, dicendo che questa legge elettorale è la peggiore che abbia mai avuto l'Italia e rischia di dare al centrodestra il 70% dei parlamentari. Ma la legge peggiore che abbia mai visto l'Italia si chiama Rosatellum e l'ha imposta il PD 5 anni fa per far perdere i 5 Stelle. All'epoca c'era non Renzi, l'ha votata non la Meloni, c'era non Enrico l'hanno votata Letta. I 5 Stelle. E vabbè, così, ma un ricordiamo. Partito dovrebbe almeno chiedere scusa delle porcherie che ha fatto. Non è che uno passa da un segretario all'altro e fa finta di niente, anche perché Letta non c'era 5 anni fa, ma l'avevano appena mandato via. Ma tutto il resto del partito, a parte quelli che sono passati con Italia Viva, c'erano. Franceschini c'era tutta la classe dirigente, Guerini c'era, tutti i capi correnti, c'era Orlando, c'erano tutti. Chiedessero scusa almeno, prima di dire così a capocchia che quella legge fa schifo, visto che l'hanno approvata tutti, allora, tranne 5 Stelle, Fratelli d'Italia e LeU. Mi pare di aver capito allora che tu pensi che lanciare un allarme democratico, cosa che ha fatto oggi Enrico Letta, sia molto esagerato. L'hai chiamato anche un appello grottesco. Beppe Severnini, sei d'accordo? E perché a 19 giorni dal voto il segretario del PD Letta lancia questo appello? Innanzitutto ci ritroviamo, ben ritrovati tutti, anche chi ci guarda da casa, e ora ti rispondo. Beh, perché un terzo dei seggi vengono assegnati con l'uninominale, e l'uninominale o lo vince il centrodestra, assortito, come sappiamo, di fatto diviso ma formalmente unito, oppure l'unico ad avere qualche speranza è il PD. Beh, la verità è questa, sono rari, penso, i collegi uninominali che i 5 Stelle o Azione riusciranno a vincere. Quindi io sto cercando, immagino che quello, anzi l'ha detto, che vuol dire Enrico Letta è questo qui, cioè
Guardate che se non riusciamo a vincere almeno alcuni dei collegi uninominale, la vittoria della destra, che tutti diamo per scontata, giustamente, rischia di diventare un trionfo. Potrebbero cambiare la Costituzione. Ma come c'è niente. Un rischio questo, democratico, io penso, o no? Volesse dire. Allora, sì, non voglio spiegarmi, non voglio esagerare, non l'avrei tirato fuori io, passo il tempo a spiegare ai colleghi stranieri che l'Italia non è sull'orlo dell'abisso, come quando, al tempo della vittoria dei 5 Stelle e della Lega, ve lo ricordate? Passavo il tempo a dire, guardate che un conto è le cose che dicono, un conto è le cose che fanno, credo che anche stavolta sarà così. Però Giorgia Meloni ha detto, non su Trump, su Putin, sulla Brexit, io ricordo 6 anni fa Lilli qui con Giorgia Meloni, io ero a Londra, ero molto dispiaciuto e preoccupato per la Brexit, lei praticamente era euforica, eccetera, eccetera, eccetera. Quando arriva al governo cosa fa? La Giorgia Meloni che abbiamo visto negli ultime settimane, non mesi, settimane, è una persona molto diversa, sembra molto più equilibrata, ma a cosa dobbiamo credere? Quindi chiudo dicendo, io finché non lo vedo, non ci credo. Ecco, allora, intanto in serata Sarina Biraghi, Giorgia Meloni ha detto che la prima cosa che lei farebbe da Premier sarebbe di occuparsi del caro energia, emergenza bollette, e poi ha anche detto che, siccome Beppe ha detto di fatto il centrodestra è diviso ma formalmente unito, dice che sono battibecchi montati ad arte. Ma Severnini dice una cosa anche corretta quando ricorda che il recente passato di Giorgia Meloni non è quello di una leader propriamente moderata. Se mettiamo in fila un paio di cose, vabbè, quando è alla sua quinta legislatura adesso, votò Rubi nipote di Mubarak, nel 2017 propose lo scioglimento concordato della zona euro, poi 2 anni fa disse di voler portare in Italia la ricetta di Donald Trump, e a giugno abbiamo visto il ormai famoso comizio in Spagna da Vox. E invece oggi è filo atlantista, è filo europeista, meno statalista, insomma sembra una leader molto più moderata, decisamente più moderata. Dobbiamo credere a quale delle due leader? Io credo che al di là del tempo trascorso la Meloni non si sia incipriata, come amano dire a sinistra, credo che abbia fatto un percorso e di fronte alla possibilità di entrare a Palazzo Chigi anche le posizioni sono state maturate, cambiate, a parte alcune fondamentali, cioè Giorgia Meloni fa parte dei conservatori, del Partito Conservatore Europeo, che non significa essere contro la modernità o contro il cambiamento, significa semmai essere contro il cambiamento che vuole la sinistra, quello che pensano solo a sinistra, cioè rinnegare i legami col passato, ma i legami fatti di tradizione e di valori. Giorgia Meloni ha capito in questo momento qual è l'interesse dell'Italia, e l'interesse dell'Italia è quello che lei, pur dall'opposizione, ha votato, ovvero la condivisione della, diciamo, dell'attacco a, di riconoscere l'attacco dell'aggressore russo all'Ucraina. Quindi mettersi dalla parte dell'Ucraina senza se senza ma, verificare la posizione atlantista. Appunto, ha già detto che farà condividere le posizioni dell'Italia in Europa. Significa che c'è un percorso di politica e in questo momento lei... Rapido questo percorso. Beh, è rapido fino a un certo punto, ma lei sta facendo una campagna elettorale e si deve convincere non soltanto l'elettorato di Fratelli d'Italia, deve convincere l'elettorato di centrodestra e quei 10 se va bene, 18 se va male, milioni di italiani che non andranno a votare, certo. Ma soprattutto quelli che venivano evocati prima, gli stranieri, cioè i mercati stranieri, i paesi stranieri che amano ritirare fuori il solito rischio fascismo, il solito rischio dittatura. Beh, credo che Giorgia Meloni abbia abbandonato un po' da tempo questo e l'ha detto, peraltro l'ha detto, ha detto tutte le sue nuove posizioni, ha spiegato il perché della fiamma, è inutile rimbangare un passato. Abbiamo una persona, l'ultima di oggi è stato anche rispondere
per esempio a quell'amministratore napoletano che è un single che ha adottato una bambina down, e lei gli ha risposto andrà a cena con lui, gli ha spiegato che cosa ne pensa, condivide che quello lei non cambia le sue non idee non cambia le sue sì. idee però sui lo condivide di sui diritti civili c'è infatti un grande dibattito c'è un grande dibattito fino a un certo Meloni. Punto perché gli italiani in questo momento non pensano ai diritti civili secondo me, ma pensano al portafoglio e quindi alle bollette. Questo non è detto. Marco Travaglio, tu cosa pensi? E a proposito di destra e nuova destra, tu hai scritto della Meloni che la sua nuova destra è composta in realtà da tutto il peggio del ventennio berlusconiano che ha devastato l'Italia. Allora cosa ci aspetta secondo te, visto che Giorgia Meloni si candida alla presidenza del Consiglio e come sappiamo tutti i sondaggi danno il suo come il primo partito? Ma io penso che lanciare l'allarme, oddio arriva il fascismo, arriva la dittatura, arriva Orbán, arriva Trump, arriva Putin, cambiano la Costituzione, tra l'altro la Costituzione ha provato a scassinarla al centro-sinistra molte più volte che non il centro-destra, che comunque ci ha messo del suo, ha creato una narrazione che è assolutamente funzionale alla Meloni, che vuole accreditarsi come una politica nuova. È come la portatrice di una nuova destra. Non c'è niente di nuovo nella destra di Giorgia Meloni, non c'è niente di nuovo in Giorgia Meloni che fa politica da più di 30 anni, ma soprattutto non c'è niente di nuovo alle sue spalle. Io vorrei che chi va a votare facesse molti esercizi di memoria, bisognerebbe fare quando si va a votare, ma uno in particolare, andarsi a rivedere le scene, ci sono su YouTube, del 13 novembre del 2011, quando Silvio Berlusconi, dopo aver portato l'Italia praticamente in una situazione fallimentare, un disastro epocale, non i complotti eccetera, un disastro epocale da tutti i punti di vista, andò nottetempo sotto la pioggia a dimettersi da napoletano e dovette uscire dal retro del Quirinale perché c'era la gente che festeggiava la sua dipartita politica sperando di non rivederlo mai più. Dietro Berlusconi c'erano gli stessi che oggi ci sono dietro la Meloni. Nel partito della Meloni, se togliamo la faccia a me molto simpatica, anche perché è una persona simpatica, gradevole, di Giorgia Meloni, ci sono Ignazio La Russa che era ministro di quel governo, Fitto che era ministro di quel governo, Tremonti, Pera, e poi negli altri partiti ci sono Giorgetti, Casellati, Gasparri, Calderoli, c'è persino Bossi, c'è Schifani, c'è la Brambilla, c'è Urso, c'è la Roccella, c'è Rotondi, c'è Terzi di Sant'Agata, ma hanno solo 3-4 morti. Due o tre detenuti, per esempio Verdini che è fuori così, ogni tanto va dentro, ogni tanto va fuori, e poi mancano la Gelmini e la Carfagna che sono passate con Calenda. Per il resto c'è il governo al gran completo del berlusconismo che ci ha letteralmente rovinati. Continuare a parlare di cose che non c'entrano niente e non interessano a nessuno fa il gioco della Meloni, perché la accredita di una novità che purtroppo per lei non esiste, perché la sua classe dirigente è la stessa di 20 anni fa, invecchiata di 20 anni, che ha gli stessi slogan, promettono le stesse cose, il ponte sullo stretto, il blocco navale, la flat tax, ma se non le hanno fatte in 20 anni o non sono capaci a farle o sono cose che non si possono fare. È su questo che un centro-sinistra perlomeno decente dovrebbe fare polemica. Invece continuano a parlare di Orbán, di Putin, della dittatura, di Mussolini, cioè tutte cose che non fregano niente a nessuno o a cui nessuno crede. Solo un appunto, anche a sinistra non è che abbiamo frotte di giovani certo. e di volti nuovi, anche a sinistra certo. abbiamo i soliti, quindi forse perché certo. anche in questa campagna elettorale, diciamo, lo spazio che si dedica al capitolo giovani è talmente inesistente, direi, insieme a tanti altri capitoli, per cui i giovani non fanno carriera nella nostra politica, almeno da quello Sarina, che... Sarina, c'è un problema in più a sinistra, che mentre a destra almeno hanno detto se vinciamo il premier e la Meloni,
nel centro-sinistra non si sa chi è il loro candidato premier, non è un obbligo, si può anche tenerlo nascosto, ma il problema è che Letta continui a non dirci chi è il premier, perché lui dice che non lo vuole fare, Calenda continua a dire che è Draghi, nessuno sa se Draghi gli ha dato il permesso di dire che è Draghi, quello è un altro problema, ricordiamoci che Occhetto si disse nel 94 perse perché non aveva capito che la politica era diventata anche personale e che quindi bisognava dirgli certi nomi. Sicuramente non sarà una donna a sinistra, questo lo possiamo dire. Ecco, Beppe Severlini, tu volevi intervenire. Draghi con la parrucca. Beppe. Lili, parlavi con me? Sì, no, allora, tu volevi intervenire sia sul, mi pare, sulla questione dei diritti che sulla questione, abbiamo capito con gli altri due ospiti che questo, diciamo, allarme democratico è artefatto, secondo sia Travaglio che anche Biraghi. È vero che da quando è stato eletto Berlusconi nel 94, ciclicamente a ogni elezione viene tirato fuori, un pochino viene da pensare che il centro-sinistra cerchi così di... così di trovare una copertura al fatto che ha poche idee? Ma io credo che un po' di attenzione è bene mettercela. Io ho detto e ho scritto in Italia e fuori d'Italia spesso che non dobbiamo esagerare, in Italia esistono le istituzioni e poi vedi, Lilli, voglio spiegarmi. In Inghilterra, per esempio, un paese che conosco bene, in Gran Bretagna, prendono la politica estremamente sul serio. Quindi quando poi i politici fanno dei casini pazzeschi, come è successo con Boris Johnson e con la Brexit, sono veramente sconvolti. Noi non abbiamo una grande fiducia della classe politica, quindi siamo diffidenti per natura e molto cauti. Questo veramente copre l'arco costituzionale. In momenti normali governare un paese come il nostro è difficile, ma in momenti complicati come questo, questa sorta di diffidenza diffusa diventa un vantaggio. Non sto cercando di essere rassicurante, dico che chiunque abbia in mente di diventare il Trump italiano, io una Meloni trampina non ce la vedo, non ci riuscirà perché gli italiani non lo prenderebbero mai sul serio e non glielo lascerebbero fare né da una parte né dall'altra. Però è bene stare attenti perché, ripeto, l'abbiamo già detto, le cose che abbiamo sentito dire a destra negli ultimi anni sono molto preoccupanti, anche da parte di Salvini. E questa divisione anche di Salvini-Meloni rispetto a cosa facciamo con la Russia e le sanzioni, Salvini, se fosse per lui, le annulla domani, questa è una roba molto seria, molto molto seria, che dovremo affrontare, su cui il centrodestra glissa. Quindi questa è la mia preoccupazione, ecco. Più che al lupo della sinistra, mi preoccupa l'effetto pollaio, quindi più le galline dei lupi, ecco. E tra l'altro sempre stasera Giorgia Meloni ha detto a Enrico Letta che deve chiedere scusa per quello che ha detto sulla Polonia e dice Polonia e Ungheria non sono di serie B, però Polonia e Ungheria sono due paesi nell'Unione Europea, questo lo ricordiamo noi, che hanno e stanno infrangendo una serie di regole dell'Unione proprio sul fronte democratico, quindi diciamo che ecco, è sempre in realtà un po' attuale anche il dibattito su quanta democrazia, quale Lili, democrazia. Scusami. Prego. No, volevo solo dire, queste sono le cose che preoccupano. La Polonia, altro paese che conosco abbastanza bene per amicizie, per viaggi, per conoscenze, la Polonia è molto preoccupante, c'è un governo che sta provando cose che non dovrebbe provare e quindi dire che spendere parole buone da parte del centrodestra per la Polonia, per l'Ungheria, uno addirittura per Putin, strizzare l'occhiolino a Trump, non va mica bene, non va bene per niente. Che poi il centrosinistra, a corto di idee magari, si agiti, d'accordo, però io
che non faccio, sono qui e cerco di essere più obiettivo possibile, qualche preoccupazione ce l'ho pure io. Mi sembra che comunque Trump sia più colpito da Conte che dal centrodestra, perché oggi ha fatto un bel endorsement a Conte, ieri insomma a Conte, quindi mi sembra che del centrodestra non abbia visione né proprio ricordi particolari. Sì, Marco Travaglio, lo chiedo a te, perché è vero che c'è stato questo endorsement di Donald Trump nei confronti di quello che lui chiamava Giuseppe, questa volta l'ha chiamato Giuseppe, ha chiesto come sta andando Giuseppe. Il mio ragazzo, come sta andando? Spero che vada bene alle elezioni, perché con lui ho lavorato bene. Ecco, ora, siccome Conte sta chiaramente raccogliendo anche un consenso a sinistra, perché si è ritagliato uno spazio abbastanza chiaro, netto e preciso, pensi che lo possa imbarazzare questo endorsement di Trump? Ma io credo che l'endorsement di Trump dimostri proprio che non c'è nessun rapporto, perché se avessero un rapporto privilegiato Trump parlerebbe con Conte e non chiederebbe all'inviato di Repubblica come sta andando Conte in campagna elettorale, evidente. Ha conosciuto Conte come presidente del Consiglio italiano, Trump, durante il suo mandato. Se ci fosse stato un altro presidente del Consiglio ne avrebbe conosciuto un altro, gli è capitato Conte. Poi io ho sentito dire che Conte era filo cinese, era filo russo, ma era anche filo americano. A me risulta che Conte abbia avuto degli scontri con Trump a proposito della Via della Seta e a proposito del fatto che l'Italia fu l'unico paese d'Europa, insieme al Vaticano, a non riconoscere il golpista Guaidó, quello che tutto il mondo riconobbe per servilismo nei confronti di Trump come il presidente legittimo del Venezuela, salvo poi adesso vedere che gli americani vanno a chiedere più petrolio a Maduro, non allo scomparso golpista, perché il golpista poi non ce l'ha fatta. Quindi anche su quello si fanno molte leggende. Trump si è informato, ha chiesto come è andato, come sta andando, e ha detto mi auguro che vada leggende, bene, diciamo, non mi sembra un grande endorsement. Oltretutto è un ex presidente, non ha nessun potere, così come Conte è un ex presidente del Consiglio. Non credo proprio, come non credo che Putin cambierà il voto degli italiani, nonostante tutte le fesserie che si leggono da mesi, da anni, sul fatto che Putin riesce a imporre la Brexit agli inglesi, Trump agli americani, la Le Pen ai francesi, Salvini o i 5 Stelle agli italiani. Ecco, io non credo al fatto che Trump possa spostare dei voti, francamente. Io penso che gli italiani voteranno come gli pare. Sì, non è così semplice, mi permetto di ricordare, Sarina Biraghi. No, dicevo, forse non sarà Putin che influenzerà il voto degli italiani, forse sarà il prezzo del gas di Putin che influenzerà il voto, perché insomma le sanzioni vanno fatte, vanno mantenute, sono l'unico strumento forse che abbiamo. Però rispetto all'anno scorso le nostre famiglie pagano il 94% in più in bolletta di gas, il 129% in più in bolletta di energia elettrica. Questo forse potrebbe influenzare il voto, ecco. Beppe Severnini? A proposito dell'endorsement, credo che conti molto poco, ma non perché è Trump, ma anche se l'avesse fatto Putin. Cioè, questa è un'elezione senza memoria. Nessuno ricorda niente, senza fatti. Noi sentiamo dire delle bugie e proprio delle balle continuamente. Avete notato che nessuno sta facendo fact checking su quello che fanno i giornali? Giusto Boeri e Perotti hanno notato che i partiti tutti promettono cose che non possono mantenere perché costano troppo, ma in generale gli lasciamo dire di tutto. E loro, oltretutto, se posso, i leader politici, soprattutto, forse le eccezioni sono proprio Meloni e Letta, ma tutti gli altri hanno l'aria di divertirsi moltissimo in questa campagna elettorale. Ecco, qualcuno dovrebbe dirgli che noi no, non ci stiamo divertendo. Io non sono un ragazzo, 18 elezioni politiche in Italia al dopoguerra, io ho votato in 12, perché io voto sempre, ma arrabbio, ma voto, astenersi non serve a niente. Io non ho mai visto un disastro così, è l'elezione più triste e che abbia, che ricordi. Voterò, ma veramente anche turarsi il naso, turarsi tutto.
Marco Travaglio, tu voti e no, ti curerai il naso? No, io ne ho viste di ben peggiori. Io ne ho viste di ben peggiori. Io ho visto Berlusconi alla scrivania di Vespa firmare il contratto con gli italiani, dove c'erano scritte più o meno le stesse cose che oggi il centrodestra promette di fare. Era il 2001, sono passati 21 anni e c'è qualcuno che questa la chiama la nuova destra, quindi sono d'accordo sul fatto che non c'è memoria, ma non sono d'accordo sul fatto che non abbiamo visto niente di peggio. Abbiamo visto infinitamente di peggio. Anzi, beh, insomma, me l'aspettavo fatto stesso, un po' più sguaiata, Marco, questa scusa, campagna infatti, elettorale. Marco, a me ha colpito, sai che cosa oggi? Una cosa che mi fa molto ridere è che ho visto che Letta e Franceschini negli ultimi tre giorni hanno detto che loro chiedono il voto perché vogliono difendere il reddito di cittadinanza e il salario minimo, mentre hanno superato il Jobs Act, e Letta oggi ha detto che il Rosatellum è la peggior legge mai vista. Ma vi è mai capitato di vedere un partito che chiede agli elettori: votatemi, perché se mi votate io difenderò le leggi del Movimento 5 Stelle, cioè di un altro partito, mentre mi fanno schifo le leggi che ho fatto io, il Jobs Act e il Rosatellum, senza mai chiedere scusa, senza mai dire ci siamo sbagliati? Ma avete mai visto un partito che dice votatemi perché mi faccio schifo da solo? È una cosa semplicemente allucinante. Io penso che si può cambiare idea su tutto, ma bisognerebbe almeno dire gli ultimi 20 anni della nostra storia li prendiamo e li buttiamo nel cestino. Ecco, credo che i leader politici che dovrebbero chiedere scusa perché hanno cambiato idea negli ultimi mesi, negli ultimi anni, avremo una fila. Ma sono proprio le loro leggi quelle, capisci? Non sono le loro leggi. È come se il Papa dicesse Dio non esiste, adesso tutti in chiesa, e non ci va nessuno. E oggi tra l'altro ricordiamolo che il governo attraverso il ministro Cingolani ci ha ricordato che adesso dobbiamo cominciare a prendere degli accorgimenti per il gas e il... per risparmiare, sostanzialmente certo, dobbiamo risparmiare, certo, no? Non siamo ancora al razionamento, ma insomma, ridurre il riscaldamento, i gradi, il tempo, insomma, poi dobbiamo essere più responsabili nell'uso degli elettrodomestici, insomma, comincia a farsi molto seria, è un po' tutto troppo tardi e troppo poco. Secondo me è troppo tardi, troppo poco, perché io sia dai politici che dagli analisti che si occupano di questi argomenti vorrei un po' più di chiarezza, vorrei sapere per esempio se sono in grado di dirmi quanto durerà questa emergenza energetica, perché detta così con un piccolo bonus, due soldi sul tavolo, sembra che io pago la prossima bolletta e poi a gennaio ho finito tutto. Non sarà così, serviranno interventi strutturali, e da questa politica vorrei sentire cose anche che mi stanno più vicino. Vorrei sentire, l'abbiamo citati prima i giovani, la scuola, la sanità. Oggi c'è stato il primo giorno di esami, l'esame per in medicina. E 65 persone su 15.000 posti. È il punto di Paolo Pagliaro. Voglio solo rapidamente sentire Travaglio, ma telegrafico, troppo poco e troppo tardi questa cosa del governo sull'energia? Ma in Germania un piano di risparmi energetici l'hanno varato agosto, parecchio tempo fa. Da noi si diceva che andava tutto bene, che le sanzioni avrebbero piegato Putin in pochi giorni e che non avrebbero avuto gravi ripercussioni sull'Italia. Non ci hanno detto la verità, adesso cominciano a dircela a rate. Dopodiché quello che veramente si sarebbe dovuto fare sarebbe stato un forte scostamento di bilancio per aiutare la gente a pagare le bollette. Adesso lo dovranno fare o questo governo o quello prossimo. Questo lo dice Salvini, ricorda Sarina. Sì, e per la verità la Meloni dice niente scostamenti di bilancio. Poi lo scostamento di bilancio significa creare un po' più debito. Meglio chiamarlo un po' più di debito. Adesso lo dicono in tanti. Va bene. Faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché per l'appunto in questa campagna elettorale i partiti politici parlano per esempio poco di scuola e università. Guardate. I posti a disposizione sono solo 16.000, dunque dei 65.000 ragazzi che oggi si sono cimentati con il test d'ingresso nelle facoltà di medicina, ce la farà solo uno su quattro. Ed è singolare che questa decimazione avvenga proprio nei giorni in cui in Calabria dovrebbe sbarcare il primo contingente dei 500 medici cubani ingaggiati dal commissario regionale per garantire la sopravvivenza dei servizi ospedalieri.
La decisione ha sollevato numerose e ovvie polemiche, che ci furono però risparmiate quando gli stessi medici cubani vennero a dare una mano ai loro colleghi della Lombardia nei primi mesi della pandemia. Il fatto è che in Italia mancano circa 20.000 medici. Da anni è in atto una fuga dai pronto soccorso, che ora si fa sentire di più per il ritorno in massa dei pazienti che se ne erano tenuti lontani nella stagione del Covid. Secondo la Società Italiana di Medicina d'Urgenza, i pronto soccorso perdono 100 medici al mese e per garantire un'assistenza decente, dando il cambio a professionisti in prima linea anche per 12 ore al giorno, se ne dovrebbero assumere 5.000. In corsia poi mancano anestesisti e pneumologi, mentre sul mitico territorio le cose vanno anche peggio. Quasi 2 milioni di italiani sono senza medico di famiglia. Nel 10% dei circa 40.000 ambulatori nessuno risponde più al telefono. Succede anche in grandi città come Milano o Firenze e la situazione è destinata a peggiorare con i 35.000 pensionamenti in arrivo. Ce n'è abbastanza per ringraziare i ragazzi che oggi hanno bussato alla porta delle facoltà di medicina e che meriterebbero di essere selezionati con criteri meno sciocchi dei test con cui si sono dovuti cimentare. Grazie Travaglio, grazie Severnini, grazie Biraghi, grazie spettatrici e spettatori. Vi ricordo che da venerdì prossimo ci sarà la Festa del Fatto Quotidiano a Roma, alla Casa del Jazz, ecco qui, e quindi non mancate. E adesso non mancate Giovanni Flores e il suo Di Martedì, che riprende oggi con molti ospiti importanti. E noi domani, come sempre, arrivederci.